Ragazzi, bentornati sul canale di Store Player, benvenuti a tutti, ribenvenuti. Oggi siamo con i Cavalieri dello Zodiaco, il santuario su PlayStation 2. Continuiamo l'avventura. Oggi siamo all'episodio numero 4 delle 12 case della nostra avventura che abbiamo iniziato. Prima vi ricordo sempre la mia affiliazione con Amazon Shopping, quindi troverete qui sotto in descrizione tanti bei gadget che potete comprare, e facendo questo, cliccando da uno dei miei link e facendo shopping dopodiché su Amazon mi regalerà un piccolo contributo che servirà per il mio canale, per andare avanti. Quindi mi raccomando, entrate su Amazon dai miei link qui che trovate sotto, ma non perdiamo altro tempo, andiamo avanti con le 12 case. Avevamo battuto con Crystal Aquarius nella settima casa. La flamme des Gémeaux s'est éteinte. Il ne reste plus que 9 heures. Attenzione con Dragone. Troviamo un po' di gente qua davanti. Andiamo a fare a botte con Dragone. Vai vai. Niente, non lo colpisci. E dobbiamo due pugni così. Attenzione, si va avanti. Minchia, questo combattimento è molto difficile. Attenzione, dragone. Niente, non si carica. Ammazza tutti. Attenzione, è quello che dobbiamo battere. Vai. Sì, dragone. Sì, dragone. Attenzione. Oh, Double Drone! Dragon! No! Attenzione che sta prendendo a botte Dragone! Prendi questo! E anche questo! Anche questo! Oh, minchia quanti ne arrivano! Devo fare una mossa di quelle! Niente, mi fanno carica! Niente, più mazzate prendo meglio! Oh, finalmente! Si va avanti, non abbiamo manco battuto a quello, perché questi combattimenti non sono tanto facili. Almeno i comandi, quelli di una volta. Allora, dragone. Arrive dans la quatrième maison, celle du cancer, inquiet du sort de Yoga. Tutti si avvicinano alla quarta casa del cancro, attenzione. Perturbant pour les chevaliers de bronze. En effet, sur le sol et les murs restent en relief les visages des victimes de masques de mort, un chevalier d'or. Furieux, à la vue de cet ignoble spectacle, Shiryu provoque masque de mort en duel. Il est envoyé à l'entrée du monde des morts par la vague de Death. Cancer spedisce Dragone nella terra desolata, nella terra dei morti, quanto pare. Sfida con Dragone, che deve cercare di togliere, di uccidere Cancer dal regno dei morti, però prima deve tornare dal regno dei morti. Una voce di donna che chiama Sirio? È Fiore di Luna. Che sta dando forza a Dragone con le sue preghiere. Arrête, masque de mort. Cancer con un colpo da lontananza, in lontananza, ha fatto del male a Fiore di Luna. Tu devrais me remercier, car désormais vous allez être réunis dans l'Hadès. Tu vois, je suis gentil après tout. Non si arrabbia anche Dragone, attenzione Cancer. Che Dragone si arrabbia. Ma main est en feu!
Attenzione, si risveglia dragone! Incazzatissimo! Ricordiamo che dragone può vedere nella terra dei morti, perché lui era cieco sulla terra. C'est impossible. Comment Shiryu peut-il rassembler assez de cosmos pour battre un chevalier d'or? Une goutte de mon sang bouillonne à présent. Stai pronto, Cancer. Stai pronto. Perché l'ira del dragone sta per raggiungerti. Très bien. Tu m'obliges à utiliser la méthode des 5 pics. Masque de mort. Ci vuole togliere i cinque sensi, eh. Ma dragone scatenerà la sua ira. Vieni subito qua, vieni, che ti stai avvicinando. Vieni. Prendi questo subito. Inizia a caricarti, dragone. Prendi questo e anche questo. Oh, oh, oh. Sì, l'ha preso di nuovo. Mamma mia. Lo stiamo facendo nero. A Cancer, nerissimo, 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 nerissimo. Aspetta che si... Guarda Cancer quanto è scarso, guarda. Non mi ha dato un colpo, Cancer. Perfect. Incredibile. La modalità storia è un po' più facile comunque, da quello che sembra al momento. Il è cassé. C'est l'armure d'or qui a dû faire ça. Les armures d'or ne protègent que les justes. Et en aucun cas. L'armatura d'oro protegge solo i giusti. Les êtres malfaisants comme chevalier d'or. L'armatura d'oro del Cancer si è staccata dal corpo. E l'ho abbandonato. C'est fini pour toi, masque de mort. Sans ton armure, tu es comme nu. Mais, digne de pitié ou non, je ne peux pas frapper un homme lorsqu'il est désarmé. Ceci serait à l'encontre. Attenzione, attenzione. D'un chevalier. Immaginavo, anche Dragone probabilmente si è tolto la sua armatura. Ed ora siamo pari. Ci dovremmo combattere senza le nostre armature. Tu as gâché ta seule chance de me battre. S'il s'agit de Cosmos, le chevalier d'or est sûr de gagner. Je suis un chevalier de bronze, c'est vrai. Mais comme je lutte contre le mal, mon Cosmos est capable, ne serait-ce qu'un court instant, d'atteindre le niveau d'un dieu. Dragone vuole raggiungere il suo cosmo facendolo diventare d'oro come quello di Cancer. Vediamo se ci riesce. C'è un dragone alle spalle di Sirio. Sta succedendo una cosa incredibile. Con il colpo segreto del drago nascente riesce a sconfiggere Cancer. Arriva Andromeda. Ma a quanto pare ha gli occhi aperti di dragone, eh? Attenzione. Ils sont tous disparus. Maintenant que Masque de Mort n'est plus, ils sont dû trouver le repos éternel. Ils sont repartis. Attenzione. Mon cosmos me parle. Qualcuno sta parlando con Dragone. Ma chi è? Ma chi è? Mon vieux maître. Quoi? Il maestro, il maestro. Il maestro dei cinque picchi. Tu vas bien? Quel soulagement. Ok, il maestro dei cinque picchi dice che merci, Fiore di Luna sta bene, non è stata uccisa da Cancer, Shiryu? Ma solo ferita. Je ne rêve pas. Tu vois? Oh.
No, non se n'era accorto fino ad ora che Dragone poteva rivedere come prima. Il è possibile d'optimiser son cosmos, son énergie vitale, jusqu'à ce que le corps guérisse miraculeusement de ses maux. Shiryu! Bravo! Va bene, il cavaliere di Caster è andato. Dobbiamo continuare la nostra salita verso il grande tempio, verso la casa del leone. E Pegasus dovrebbe essere già lì. Bene ragazzi, è andata benissimo questo combattimento tra Dragone e il cavaliere d'oro di Cancer. Abbiamo aggiunto un nuovo cavaliere, Cancer, bene. Chiudiamo qui questa puntata, spero che il video vi sia piaciuto ragazzi. Continuate a mettere like e a commentare per continuare ad andare avanti in questa avventura dei Cavalieri dello Zodiaco, il santuario, la scalata verso il grande tempio per salvare Lady Isabel. Mi raccomando ragazzi, ci vediamo a un prossimo video, mi raccomando fate i bravi ma non troppo e let's go!